pubblicata la relazione della Direzione Investigativa Antimafia del secondo semestre 2012, le condizioni della criminalità mafiosa nell'Agrigentino. Un altro sequestro di beni per il re dell'eolico Vito Nicastri nel mirino, oltre 3 milioni e 500 mila euro del patrimonio dell'imprenditore trapanese che opera nel settore dell'energia alternativa. Lavoro e reddito, l'amministrazione comunale di Agrigento presenta i cantieri di servizio. Domani alle ore 15.30 per il torneo di promozione si anticipa il derby tra Sporting Racalmuto e Canicattì. Chi vince balza in testa alla classifica. Bentrovati con l'informazione di Studio 98, anche per oggi la cronaca in apertura, pubblicata la relazione della Direzione Investigativa Antimafia del secondo semestre 2012, le condizioni della criminalità mafiosa nell'Agrigentino. Vediamo il servizio. Infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, crescono i casi di estorsione e usura e magistrate e forze dell'ordine nel mirino della delinquenza. Sono i tre punti più importanti che emergono dal rapporto antimafia secondo semestre del 2012 della Direzione Investigativa Antimafia, che ha analizzato la situazione in provincia di Agrigento. Un documento che tiene conto anche dell'ultima operazione antimafia Nuova Cupola per ricostruire la ragnatela di interessi illeciti nell'Agrigentino. Sono state decine le imprese passate sotto la lente di ingrandimento per un essere controllate e gli approfondimenti svolti hanno portato ad accertare che la mafia nel territorio agrigentino è ancora viva. Ancora una volta, dove ci sono i grandi appalti c'è la mafia e c'è la legge del pizzo. Le famiglie mafiose eserciterebbero ancora oggi pressioni estorsive a ditte e aziende e non risparmierebbero neppure l'industria eolica e fotovoltaica al confine tra le province di Agrigento e Trapani. Tutto quanto sotto il controllo incontrastato del superlatitante Matteo Messina Denaro. In provincia di Agrigento sono in aumento le estorsioni e la piaga dell'usura, un fenomeno questo in crescita. Complessivamente si sono registrati 162 danneggiamenti seguiti da incendio, 62 rapine, 20 estorsioni. In particolare 10 episodi tra incendi e danneggiamenti sono stati compiuti ai danni di soggetti pregiudicati, 13 episodi di atti intimidatori diretti ad amministratori pubblici, 52 episodi tra incendi, danneggiamenti e atti di intimidazione di vario tipo ai danni di imprese. Nell'ultimo semestre del 2012 sono stati denunciati una serie di reati compiuti ai danni di ditte o società di smaltimento dei rifiuti, che però sembrerebbero da qualificare come atti vandalici occasionali, forme illegali di protesta e di inefficienza del servizio, licenziamenti o mancata corresponsione di emolumenti dovuti. Solo nella città di Licata ignoti hanno bruciato 214 cassonetti. C'è un altro dato su cui riflettere. In soli 6 mesi, dal 1 luglio al 31 dicembre del 2012, si sono verificati 11 episodi intimidatori diretti ad appartenenti alla magistratura e alle forze dell'ordine. La gran parte sarebbero intimidazioni mafiose. I contenuti minatori sono sconosciuti, ma non è difficile immaginare che agli occhi di Cosa Nostra e di altri delinquenti le indagini portate avanti da magistrati e appartenenti alle forze di polizia non passano certo inosservate. All'interno di Cosa Nostra la leadership di Matteo Messina Denaro, capo della mafia trapanese, resta indiscussa. Lo scrive la DIA nella relazione semestrale al Parlamento, sottolineando che il latitante è in grado di godere di una rete di sostegno e protezione vasta e articolata. Secondo la DIA, inoltre, Cosa Nostra attraversa una fase di arretramento per il progressivo depauperamento delle risorse causate tra l'altro dagli interventi di organi investigativi sui patrimoni delle consorterie. Nel contempo mostra segnali di una progettualità volta alla riorganizzazione e riaffermazione del proprio potere. Cosa Nostra vive un ricambio generazionale con una struttura sempre meno conforme agli schemi, con mandamenti e famiglie.
e la Direzione Investigativa Antimafia di Palermo ha confiscato altri beni per un valore di oltre 3 milioni e 500 mila euro all'imprenditore alcamese Vito Nicastri, definito il re dell'eolico al centro di numerose indagini giudiziarie. Il provvedimento si somma all'altra confisca disposto lo scorso mese di aprile per un valore di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Il patrimonio di Nicastri, che opera nel settore dell'energia alternativa, è stato ritenuto frutto del reinvestimento di capitali di provenienza illecita. Tra i beni sottoposti a confisca ci sono numerosi conti correnti e rapporti finanziari presso istituti di credito in Sicilia e in Lombardia. 8 persone accusate di essere affiliate alla nuova cosca mafiosa di Leonforte in provincia di Enna, che aveva assunto il controllo del racket delle estorsioni, sono state arrestate dalla polizia nell'operazione Homo Novus. L'indagine, coordinata dalla DDA di Caltanissetta, è stata condotta dal commissariato di Leonforte e dalla squadra mobile di Enna. Le accuse contestate sono associazione mafiosa e tentata estorsione. Il capo della nuova famiglia mafiosa è, secondo gli inquirenti, Giovanni Fiorenza, 54 anni, cognato di Rosario Mauceri, condannato all'ergastolo per duplice omicidio aggravato. Gli arrestati nel blitz anti-racket della squadra mobile sono Giovanni Fiorenza, detto anche zio Giovanni, o Sacchi Nedda, 54 anni, e i figli Alex, lo stilista, 31 anni, e Simon il bufalo, 29 anni. Mario Armerio, Mario l'olandese, residente in Olanda, di fatto domiciliato a Leonforte, 57 anni, Giuseppe Viviano, Pippo Ucatanisi o il memorato, 53 anni, Nicola Guiso, Dario o il lupo, 38 anni, Gaetano Cocuzza, 26 anni, e Angelo Monsù, 43 anni. Gli inquirenti hanno individuato in Giovanni Fiorenza il rappresentante della nuova famiglia, l'uomo con precedenti per associazione mafiosa ed estorsione, cognato di Rosario Mauceri, condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e duplice omicidio aggravato, che è stato il referente a Leonforte di Gaetano Leonardo, a capo della storica famiglia di Enna. Proprio Giovanni Fiorenza lo scorso agosto si sarebbe recato ad un summit dove avrebbe ricevuto da un esponente di vertice di Cosa Nostra l'autorizzazione ad operare nell'area che va da Nicosia alla zona del Dittaino, ambita anche dalla criminalità organizzata catanese. La legittimazione sarebbe stata accolta con soddisfazione dagli affiliati, i quali hanno commentato che finalmente ad Enna avrebbero comandato loro e non i catanesi o i palermitani. Quasi 10 grammi di cocaina occultati nel volante dell'auto, nascondiglio che aveva scelto un mussomelese di 37 anni, Salvuccio Favata, che è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Mussomeli. La droga è stata rinvenuta dopo una perquisizione nella sua Opel Corsa, fermata vicino Acquaviva Platani. Dentro il celofan all'interno del volante, i militari hanno rinvenuto 10 involucri di cocaina per un peso totale di 9,354 grammi e un valore di circa 1000 euro. A casa di Favata gli investigatori dell'arma hanno trovato una somma di 300 euro, nonché oggetti e accessori per il confezionamento delle dosi come cutter, bilancia elettronica di precisione, cartine. Favata è stato arrestato per detenzione di droga finalizzata allo spaccio e trasferito nel carcere Malaspina di Caltanissetta. I giudici della sezione d'appello della Corte dei Conti hanno condannato l'ex assessore regionale Mario Centorrino e il dirigente regionale Gesualdo Campo al risarcimento di 360.000 euro e 500.000 euro ciascuno per avere finanziato le integrazioni a 3 progetti della formazione professionale dell'ANFE. Condannati al pagamento di 74.000 euro a testa anche altri 2 dirigenti
Maria José Verde e Marcello Maisano, assolta invece Caterina Fiorino, difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, ex dirigente della ragioneria. In primo grado era stata condannata al pagamento di 74.000 euro. I giudici hanno accolto parzialmente il ricorso dell'ex assessore difeso dall'avvocato Gaetano Armau, che in primo grado era stato condannato a risarcire la regione di 500.000 euro. La vicenda ruota attorno al finanziamento di 1.742.000 euro a titolo di integrazioni autorizzato con decreto 4478 del 30 novembre del 2010 a firma dell'ex assessore della Giunta Lombardo per l'esecuzione di 3 progetti di formazione professionale gestiti dall'ANFE. Sono pienamente pentito, Vanessa l'amerò per sempre, lo ha detto Francesco Lopresti, 35 anni, che il 24 aprile dello scorso anno uccise la sua fidanzata Vanessa Scialfa, 20 anni, mentre ammanettato ha lasciato il tribunale di Enna per il carcere palermitano di Pagliarelli, dove è detenuto. L'udienza, rito abbreviato in camera di consiglio e a porte chiuse, che si sarebbe dovuta tenere ieri, è stata rinviata al 30 settembre. Settembre prossimo, perché Antonio Impellizzeri, il legale di Lopresti, ha aderito allo sciopero dei penalisti con il consenso del suo assistito. La famiglia della giovane vittima, che si è costituita parte civile, ha sempre ipotizzato che Lopresti possa aver avuto un complice, perlomeno nella fase di occultamento del cadavere, che fu ritrovato dalla polizia in un fossato ai margini della miniera di Pasquasia. Lavoro e reddito. L'amministrazione comunale di Agrigento presenta i cantieri di servizio. Conferenza stampa del sindaco Marco Zambuto. Vediamo. Diversi settori di intervento dei 13 progetti dei cantieri di servizio presentati dal Comune di Agrigento all'assessorato regionale alla famiglia. In totale saranno circa 250 soggetti in condizione di difficoltà economica e sociale da impiegare per un periodo di 3 mesi. E questa mattina il sindaco di Agrigento Marco Zambuto ha tenuto una conferenza stampa nella sua stanza per presentare i progetti che garantiranno una importante boccata d'ossigeno per le famiglie che vivono in condizioni disagiate. Abbiamo approvato in giunta comunale 13 progetti relativi ai cantieri scuola che presenteremo all'assessorato regionale, 13 cantieri che potranno dare occupazione a più di 200-250 agrigentini. Aspettiamo chiaramente l'autorizzazione per fare l'avviso. Faremo un avviso, ci sarà una graduatoria unica, a questo avviso chiaramente potranno accedere tutti gli agrigentini secondo i requisiti che sono stati stabiliti da parte dell'assessorato regionale, si farà la graduatoria. I cantieri prevedono appunto il servizio di pulizia delle caditoie stradali e delle cunette, nonché il discerbamento dei cigli stradali, la tinteggiatura di ringhiere e panchine comunali, la custodia, piccola riparazione e manutenzione negli immobili comunali, l'assistenza a disabili ad integrazione dei servizi esistenti, l'assistenza anziani ad integrazione dei servizi esistenti, i servizi di derattizzazione del territorio comunale e degli edifici di pertinenza comunale, la pulizia e la custodia di parchi, ville cittadine, nonché anche la manutenzione del verde. Quindi abbiamo cercato di presentare una serie di progetti secondo le direttive che sono state date da parte dell'assessorato regionale, in maniera tale da poter dare una boccata d'ossigeno importante all'economia cittadina, poter dare una boccata d'ossigeno importante a tanti cittadini che in questa maniera potranno, ecco, avere un'occupazione e allo stesso tempo dare un servizio alla città. Ancora cronaca a Sambuca di Sicilia, una coppia di anziani coniugi, verosimilmente scambiandola per altro tipo di verdura, ha raccolto in abbondanza e consumato la pericolosa mandragora. I due sono stati ricoverati all'ospedale di Sciacca a causa della tossicità della pianta, hanno rischiato il coma. Fortunatamente i medici sono riusciti a disintossicarli. Tra Real Monte ed il quartiere agrigentino di Montaperto in contrada Fauma sono stati rubati nottetempo oltre 2 chilometri di cavi in rame.
L'allarme è stato lanciato da un agricoltore, indagano i carabinieri. Immediato è stato l'intervento dei tecnici dell'Enel per installare nuovi cavi. Il Tribunale di Agrigento ha condannato a 2 anni di reclusione e 200 euro di multa François Costa, 29 anni, di Ravanusa, arrestato dai carabinieri lo scorso 30 agosto per tentato furto di cavi della corrente elettrica. Il complice di Costa, Salvatore Napoli, 21 anni, anche lui di Ravanusa, è stato già condannato a 5 mesi di reclusione. Accogliendo le istanze dei difensori, gli avvocati Salvatore Cusumano e Davide Casà, il Tribunale di Agrigento ha derubricato il reato di furto, intentato furto a carico di Giovanni Mendola, 23 anni, Stefano Fragapane, 21 anni e Cristian Gastoni, 20 anni, i 3 agrigentini arrestati domenica scorsa dalla polizia dopo un'incursione all'ufficio postale di Fontanelle. Dunque, i 3 giudicati in abbreviato sono stati condannati per il tentato furto e per porto abusivo di armi ad 8 mesi di reclusione ciascuno e 220 euro di multa. Sono stati assolti invece per il reato di invasione di edifici. La pena è stata sospesa per Mendola ed è stata sospesa anche per Gastoni e Fragapane, che però presteranno attività lavorativa non retribuita alle dipendenze del comune di Agrigento per 2 mesi. Ai 3 è stata quindi revocata la misura della detenzione domiciliare. È stato sorpreso all'interno di un bar di Aragona dai carabinieri della locale stazione Gaetano Ciuni falegname, 58enne del luogo, pur trovandosi in regime di arresti domiciliari. I carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio verso mezzogiorno, notata la presenza del falegname, già noto per i suoi trascorsi penali, dopo averlo accompagnato in caserma ed accertato che lo stesso non era in possesso di alcuna autorizzazione, lo hanno dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato, trattenendolo nella camera di sicurezza per essere poi sottoposto a un rito direttissimo disposto dalla competente autorità giudiziaria. E a Palma di Montechiaro i poliziotti del locale commissariato, capitanati da Angelo Cavaleri, hanno denunciato LC, sono le iniziali del nome, 44 anni, di Palma di Montechiaro, perché alla guida della sua automobile senza patente si è schiantato contro un'altra auto in via Roma e poi ha aggredito e picchiato uno dei poliziotti intervenuti sul posto, danneggiando anche una moto di servizio. E adesso la prima pausa pubblicitaria, ma ritorniamo subito, rimanete con noi. Seconda parte del nostro telegiornale. Non procedono a soluzione le criticità legate al collegamento marittimo tra Porto Empedocle e Lampedusa. Il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, ritiene inadeguata la nave attivata dalla Compagnia delle Isole al posto della Veronese. Nicolini ha scritto una lettera al Ministero dei Trasporti e al governo Crocetta e spiega: è l'ennesima beffa, siamo ormai all'emergenza cronica, i traghetti che ci vengono messi a disposizione dalla compagnia di navigazione sono sempre più vecchi e malandati, spesso non hanno nemmeno gli standard igienici minimi, trasportano persone, viveri, merci pericolose, rifiuti con un unico viaggio. Chiediamo che la motonave Laurana, idonea almeno per la capacità di carico e di ricettività passeggeri, venga destinata con effetto immediato e a tempo indeterminato alle isole Pelagie. L'emergenza sicurezza lungo il tratto stradale della statale 115 è stata affrontata nel corso di un incontro tra i deputati nazionali del Partito Democratico Maria Iacono ed Angelo Capodicasa ed il direttore generale dell'ANAS Salvatore Tondi. Nel merito del ripristino del Ponte Verdura, l'ingegnere Tondi ha rassicurato che il progetto è pronto e, conclusi gli espropri, si procederà all'esecuzione. In riferimento invece alla pericolosità del ponte Carabollace, Tondi ha annunciato che non oltre il mese di ottobre sarà pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori di recupero sicurezza. Iacono e Capodicasa hanno inoltre sollecitato l'eliminazione del cavalcavia posto nei pressi di Torre Macauda e la costruzione sostitutiva di pretelle laterali che consentano il transito in sicurezza. Verso la manifestazione No Muos del 28 settembre parla in bal lupo un attivista del movimento. Sentiamo. La manifestazione fondamentalmente si iscrive un po' nel solco di quelle che sono state le mobilitazioni di agosto No Muos, quindi le pratiche che hanno portato fino all'assedio e all'occupazione della base militare a Niscemi.
con appunto diversi nomus che il giorno prima sono saliti sulle antenne e hanno dato il via appunto a queste pratiche di occupazione della base, che hanno visto poi invece appunto il giorno dopo, il 9 agosto, quasi 2000 persone entrare a occupare per la prima volta nella storia occidentale una base militare americana. In più è una manifestazione che si iscrive in una prospettiva di mobilitazione autunnale in cui le pratiche di assedio ai palazzi del potere saranno, diciamo, il leitmotiv appunto di quest'autunno. Qual è la posizione di Crocetta rispetto al movimento? Inizialmente ha provato, per una questione a questo punto di mera propaganda politica, a cavalcare la questione Nomus, a dire che appunto gli interessi del popolo siciliano andavano salvaguardati, soprattutto per quanto riguarda una questione sanitaria e di salute dei siciliani. Però poi appunto ha strumentalizzato la questione del pronunciamento dell'Istituto Superiore di Sanità, prendendo solo parte di quello che era quel documento in cui in realtà veniva anche denunciato la questione, venivano anche denunciate diversi superamenti dei limiti di legge per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche dentro quella base, e veniva detto che non c'era nessuna diciamo sicurezza riguardo a quelli che sarebbero stati i valori una volta installate le antenne del MUMOS all'interno di quella base. Il deputato nazionale del PDL Riccardo Gallo accoglie con entusiasmo l'iniziativa di rifondare Forza Italia nella prospettiva di una più radicata presenza nel territorio e di un coinvolgimento delle nuove generazioni verso un progetto politico di ampio respiro, capace di rappresentare alternativa e forza di governo contro la spirale recessiva che incombe ormai da anni. Il deputato nazionale di Forza Italia, già PDL, l'agrigentino Nino Bosco, interviene anche lui apprezzando la rifondazione di Forza Italia. Bosco dichiara: Forza Italia è uno slancio ideale verso la libertà, la giustizia e lo sviluppo per l'Italia. Ecco perché il ritorno a Forza Italia non rappresenta una mera operazione di marketing elettorale, ma l'intuizione di un cambiamento epocale nella politica italiana pari a quello del 1994. Le organizzazioni sindacali FILC, CGL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, presenti alle operazioni di nomina a tempo determinato presso l'Istituto Foderà di Agrigento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, rappresentano che tutte le operazioni si sono svolte in un clima sereno, professionalmente supportate dal coordinamento del dirigente scolastico della scuola dottoressa Patrizia Pilato, improntate a spirito di confronto continuo e condivisione dell'operato dello staff dell'USP, coordinato da Di Vincenzo e dal dottor Argento, nel pieno rispetto della tutela delle relazioni sindacali e delle norme di pubblicità e trasparenza che sottendono a tali operazioni. Si è svolta a Fontanelle, frazione di Agrigento, un'assemblea della CGLSP pensionati, in presenza tra gli altri dei dirigenti Piero Mangione, Enzo Baldanza e Gianni D'Angelo. Il sindacato e i pensionati ribadiscono la condizione di invivibilità civile della frazione agrigentina e ritengono necessaria la mobilitazione e mancanza di risposte a parte promesse e annunci da parte del comune. Alla locale parrocchia chiedono di ospitare un'assemblea cittadina per promuovere le iniziative civili e pacifiche utili per cambiare il volto e l'abbandono di Fontanelle. L'assessore Vassallo ha organizzato un concerto con gli studenti dell'Istituto Toscanini per sabato 28 settembre alle ore 17 alla Villa Comunale di Ribera. Vediamo l'intervista. Assessore Vassallo, problema del Toscanini. Lei è stato artefice di una lettera indirizzata a tutte le istituzioni, dal Presidente della Repubblica anche al Commissario della Provincia. Non tutte, diciamo. Una buona parte di autorità istituzionali, e soprattutto cosa l'amministrazione comunale sta facendo per creare il problema Toscanini a partire anche da un prossimo concerto. Allora, a parte, dico, la giunta fatta qui oggi a favore del Toscanini, che già il sindaco ha spiegato abbondantemente, l'amministrazione comunale si sta impegnando ad organizzare un concerto di solidarietà
per il Toscanini, affinché questa preziosa struttura per il territorio, dico agrigentino, non solamente territorio, anche nazionale, perché i docenti che vengono qui sono dei docenti di tutta l'Italia, per cui è una struttura, una risorsa preziosa che non si può far chiudere. Tutti quanti hanno il dovere di battersi affinché questa struttura rimanga aperta e che continui a dare il diritto allo studio, il diritto alla formazione e il diritto a formarsi professionalmente per diventare i giovani di oggi, un domani, i lavoratori, la classe lavorativa del domani, appunto. Il concerto da un lato, io ho preparato anche, che si terrà in Villa Comunale. Quando? Sì, giorno 28 settembre, è un sabato, pomeriggio alle ore 17, sotto i ficus della nostra villa, cara amata Villa Comunale. Che fra l'altro io ho lanciato quest'idea al direttore Montesano, molto, molto affabile, proponendo questa iniziativa di un concerto proprio in villa di solidarietà. Lui l'ha accolto subito immediatamente con piacere, tant'è che lo stesso giorno, quando io la proposi per una riunione sempre qui al Toscanini per il salvataggio dello stesso, siamo andati in villa per provare l'acustica del luogo, che era ottima. Ottima anche per un concerto a fiati, si prestava proprio per organizzare un concerto di fiati, e così sarà organizzato proprio sabato 28. Passiamo alla lettera. È una lettera, più che altro è un appello che io ho rivolto alle istituzioni, alle autorità nazionali, primo fra tutti al Presidente nostro della Repubblica, Giorgio Napolitano, poi molto sensibile alla cultura come persona e poi come massima carica istituzionale, e al Ministro della Pubblica Istruzione Chiara Carrozza, a figure anche culturali importanti che riguardano il settore culturalmente, dal punto di vista culturale e musicale. Il maestro Riccardo Muti e il senatore a vita Claudio Abbado. Allora, io ho inviato questa lettera sentita un accorato appello proprio affinché non solamente la struttura del Toscanini venga mantenuta, ma un appello affinché la cultura sia salvata in Italia, perché oramai i tagli producono veramente un ridimensionamento i tagli delle strutture formative di tutto il comparto, ma i cinesi ci insegnano che la cultura produce, aumenta il PIL, fa bene pure il PIL, investono in cultura, da sempre loro hanno investito nell'ambito della tecnologia, oggi capiscono che devono più dare manforza al settore culturale, alla risorsa preziosa che è la cultura. Da sempre l'Italia ha prodotto cultura, adesso l'Italia deve salvare la cultura. Questo è quello che io dico alle istituzioni. Una messa per ricordare il giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, sarà celebrata domani a Canicattì presso la chiesa di San Domenico con inizio alle ore 10. Lo comunicano le associazioni Tecnopolis e Amici del giudice Livatino. Alle 11.30 omaggio davanti alla stela eretta sulla statale 640, dove il magistrato venne assassinato. E domani, sabato 21 settembre, ad Agrigento, nella Valle dei Templi, presso le Stoaie, alle ore 18, si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Centro Antiviolenza Telefono Aiuto di Agrigento. Si tratta anche dell'anniversario dei 10 anni di attività iniziate il 17 settembre 2003. Ad oggi sono pervenute oltre 7.000 chiamate ed il centro è punto di riferimento per enti pubblici come l'azienda sanitaria, le forze dell'ordine ed enti locali. Il numero del centro, coordinato da Antonella Gallo Carrabba, è 0922 22 922 ed il sito internet di riferimento è www.vivereilsociale.it. Ultima pausa pubblicitaria, tra poco per lo sport. Domani alle ore 15.30 per il torneo di promozione si anticipa per la terza giornata
il derby tra lo Sporting Racalmuto e il Canicattì. Si tratta di una partita da sempre molto sentita tra le due società, dove lo spettacolo è assicurato. Entrambe in settimana si sono rafforzate con l'arrivo di Nesti nel reparto del centrocampo. In casa Sporting è arrivato Diego Giaconia, in casa Canicattì centrocampisti Daniele Di Maria e Carmelo Giordano. Quest'ultimi due erano partiti con la maglia dell'Aragona. Il loro inizio ha visto una vittoria, un pareggio, e domani vorranno proseguire la loro scia di risultati utili. Allo stadio Giuseppe Lamantia di Racalmuto si attende il pubblico delle grandi occasioni, anche per l'importanza che il match riveste tra due buone formazioni del campionato che possono anche recitare il ruolo di protagoniste. Il Canicattì si morde ancora le ferite per aver fallito l'appuntamento con l'eccellenza all'ultimo tiro dal dischetto contro il Rocca di Caprileone, mentre lo Sporting, che è una matricola, vorrà soprattutto proseguire il suo cammino verso una salvezza tranquilla e salvaguardare la sua imbattibilità interna che dura da un campionato e mezzo. Sarà una terna tutta palermitana ad arbitrare il match, Andrea Riccobono di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Francesco Zicchinolfi e Giuseppe Belvedere. E sempre domani si gioca in anticipo anche l'altro derby agrigentino tra Accademia Empedoclina, che si è parecchio rinforzata in settimana, e la Libertas, che invece nel turno infrasettimanale ha superato il turno di Coppa Italia contro l'Aragona. Anche questa gara si presenta molto incerta, avvincente ed equilibrata. Qui la terna arbitrale sarà tutta trapanese, il signor Giuseppe Lipari e i due assistenti Ezio Vesco e Paolo Bartolotta. Bene, è tutto anche per questa edizione del TG98. Grazie come sempre per la cortese attenzione. Le previsioni meteo. Benvenuti su trebimeteo.com. Andiamo incontro a un fine settimana di bel tempo prevalente su buona parte d'Italia, anche se non su tutti i settori. Avremo infatti della residua variabilità sulle estreme regioni meridionali, con qualche rovescio tra Bassa Calabria e Nord-Est Sicilia. Ma partiamo con le temperature, iniziando dai valori minimi, che vedranno valori stazionari nella giornata di sabato, da nord a sud del nostro paese. Per quanto riguarda i valori massimi, anche questi saranno stazionari, più caldi lungo il versante tirrenico con punte di 27-28 gradi, qualche grado in meno lungo la costa adriatica per via di correnti più fresche dai quadranti settentrionali. Andiamo quindi a vedere il dettaglio previsionale riferito alle regioni del nord, che vedranno cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutto il corso della giornata, salvo blandi addensamenti ad evoluzione diurna in dissolvimento entro le ore serali. Passiamo alle regioni del centro, che vedranno una situazione praticamente analoga, con cieli sereni o poco nuvolosi soprattutto lungo le coste, mentre in occhio densamente ad evoluzione diurna interesseranno le aree interne appenniniche, ma senza conseguenze. E infine sulle regioni meridionali, bel tempo prevalente, ma come dicevo poc'anzi ci sarà ancora il rischio di qualche acquazzone tra la medio-bassa Calabria e lo Stretto. Bel tempo prevalente sul resto della Sicilia e sulla Sardegna per tutto il corso della giornata. Ulteriori dettagli, come di consueto, su trebimeteo.com.